D'abord, je te remercie beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce film. Je partage avec mes frères. Youssouf, toi, il y a aussi Sergio, Guido. Et speriamo che, come lo dice in Sénégal, ci entriamo con Bismillah e le finiamo con Alhamdulillah. Chiave nella nascita di questa storia è sicuramente il mio incontro con Kader Alassane e Moussa Mone, che sono divenuti poi i due protagonisti del film. E ascoltando il racconto della loro storia di immigrazione, poi cominciamo insomma a buttare giù un primo abbozzo di storia. Il progetto l'ho conosciuto molto tempo, molto 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 tempo prima. E Guido mi ha parlato del film La Bar, era con un amico che si chiama Alasco, che è mio nipote nel film, e mano a mano abbiamo iniziato a parlare del film. E lui ha iniziato a scrivere tutto quello che doveva scrivere. E quello era prima della strage di Castelvetrano. La Bar è il percorso di un essere umano che parte dalla sua terra, va all'avventura, alla ricerca di un futuro migliore. In questo percorso perde in qualche modo la sua identità. Le scelte davanti alle quali si trova una persona che è costretta per motivi economici ad abbandonare il proprio paese sono più o meno sempre le stesse. E mentre ci sono una maggioranza che rimane, diciamo, sul sentiero della legalità, ci sarà sempre una minoranza che opterà per la criminalità. E questo? Ok, questo. Che dobbiamo fare bene, basta. Ci vediamo dopo. La fine, no, va E tu bene. ci segui e ti avvicini soltanto quando vedi fermato il quadro finale. Il quadro finale è questo, capito? Con i cani, se non si mettono paura. Sì, ho capito anch'io. Il suo primo cortometraggio e quindi così è capitato che abbiamo fatto il primo cortometraggio insieme e da lì dopo un anno circa mi ha detto: senti, ma io devo fare questo film da tanto tempo, ma in realtà è stato il mio primo lungo, è stato l'esordio, anche il mio esordio, quindi questa è stata una cosa bella. Buttalo un po' più a destra. Fatto alla mia destra. Su, su. Vai. Quando ho letto la sceneggiatura mi è piaciuta subito, molto. Mi sono anche commossa. La sceneggiatura è stato il punto di forza. Un film che ho subito immaginato vivamente e un film che come spettatrice avrei amato vedere, mi ha fatto desiderare di poter partecipare al progetto. Quando ho letto il copione di questo film, mi sono innamorato proprio di questo personaggio di Anna. Tu non facciamo vedere a me? Oui, de l'avion. Devo andare in avion, no? Guardate il mare! Uno a sinistra, l'altro a destra. Avvicinatevi tra di voi! Dovete stare vicini! Avvicinatevi tra di voi! Cioè, stai in mezzo a loro.
Il cane così. Mandate via il cane! Manda via il cane! Manda via il cane! Vai, vai, fai il dialogo! Mannaccia, mannaggia. Billy, avvicinati tu a Kader! Così! Chiamatelo, chiamatelo, così lo fate venire da qua. Ciccio! Bobby! Si è letto niente? Sto più sopra? Sì, sì, si legge tutto. Ok. Diciamo originaria della SBA risale credo al 2005-2006. A un certo punto ho visto, stavo fermo all'incrocio al semaforo, il semaforo era rosso e a un certo punto mi è arrivato questo pacchetto di fazzolettini sul parabrezza della macchina. C'era un ragazzo di colore, un africano, che stava distribuendo molto velocemente questi pacchetti di fazzolettini. Mi ha molto colpito l'energia, perché c'erano credo 35 gradi, e infatti originariamente la storia non era nient'altro che la storia di questo ragazzo che sotto questo sole cocente inventava questo nuovo modo di vendere i fazzolettini di carta. Tagliato la scena di fazzolettini perché in qualche modo tutto il film in realtà tendeva a raccontare questa grande energia degli immigrati che provengono dall'Africa. Il personaggio di German che ho interpretato io, un bel personaggio che ha rappresentato più della metà dei ragazzi immigrati qua in Italia, che fanno questa vita onesta, vendono CD, magari giusto per anche avere qualcosa da mangiare, fazzoletti. E la cosa triste è che questo ragazzo bravo, che ha sempre lavorato, che ha sempre aiutato la famiglia, viene ammazzato così, dentro un conflitto che lui non c'entra proprio. Per me è stato molto utile il fatto che gran parte del cast fosse di origine nigeriana, mi hanno aiutato proprio anche a sistemare l'accento. Una cosa che ho apprezzato molto di Guido è il fatto che conosceva comunque la comunità africana. La cosa che ho capito che voleva Guido e che mi interessava molto era il fatto di cercare di girare un film che parlava di immigrati, però dandogli una dignità proprio dell'immagine, girando con attori tutti africani. Il lavoro che abbiamo fatto, avendo pochi mezzi, è stato quello di lavorare anche sulla scenografia con i colori. Io ho cercato di prepararmi quanto più possibile, ho per esempio realizzato da solo dei storyboard che in qualche modo mi facessero da guida nella scelta delle inquadrature poi quando si andava a girare. Alcune di quelle scelte le ho rispettate, altre erano così differenti gli ambienti immaginati disegnando rispetto a quelli che avevamo poi trovato, abbiamo insomma
riadattato quella che era l'idea originaria ai vari problemi, perché è un film che è stato girato con pochi mezzi, ci siamo dovuti in qualche modo premere le meningi per trovare le soluzioni più efficaci. Una sera mi ha detto un amico: guarda, c'è un provino di un film, tutti stanno andando, e ecco il numero, vai. Io non ho mai fatto cinema prima, mi hanno fatto fare un po' di provini e guarda, c'è il telefono acceso, può essere che vi chiameremo. Da quello che ho capito, dopo non ci stavano soldi per fare il film. È stato un lavoro di mesi, e per tutti gli altri ruoli abbiamo preferito ricorrere ad attori non professionisti, a ragazzi che in qualche modo portassero la verità della loro storia di immigrazione nel film. Oggi siamo siamo quasi alla metà del film che abbiamo iniziato 3 settimane fa. Un bel film, una bella storia, scritto da Guido Lombardi. Questo film racconta un po' la vita di merda che facciamo noi qua. Niente, io sono interpretato Yusuf, viene dall'Africa e non trovo il suo zio. Mi trovo bene con tutta la squadra, ci rispettiamo e il lavoro va avanti. Veramente sono stanchissimo, perché si lavora la mattina, la notte, sotto pioggia, sotto freddo. Comunque è bello, è faticoso, bello sì. Questi ragazzi mi raccontavano, stesso Alasco, cioè Kader Alassane e Mussamone, mi raccontavano che viene posta questa domanda, ovvero sia: preferisci stare a lavorare 12 ore sotto al sole a raccogliere pomodori, oppure semplicemente portando questo pacchettino dal punto A al punto B, lo spacciatore ti dà 100 euro. Il destino vuole però che quando queste attività illecite vengono compiute in Campania, ovvero sia in un luogo dove già c'è una criminalità organizzata, a volte si crea un vero e proprio cortocircuito tra questa manovalanza africana e la criminalità organizzata napoletana. C'est quoi cette histoire? Ben écoute, il y a une semaine de cela, il y a ce Nigérien là qui allait voir Thomas et qui lui a dit qu'on devait payer 30 000 euros plus 5 kilos de cocaïne chaque fin de mois à leurs amis blancs. C'est quoi cette histoire? Ben écoute, il y a une semaine de cela, il y a ce Nigérien là qui est passé voir Thomas. Stop! L'initiative est un peu difficile avec qui? Di natura sono una persona un po' molto tranquilla, e Guido che mi diceva sempre: Moses, ricordati che sei il zio cattivo in questo film. Anche a mezzanotte mi chiamava, prima che inizia il film, mi dice: Moses, ricordati che sei il zio cattivo. Che il zio cattivo, il zio cattivo. Ok, devo fare zio cattivo, devo fare zio cattivo. E così ho imparato piano piano a essere cattivo. Raccontato, salut. Tiens-toi bien, ton neveu il deviendra star. Je te le dis, tonton. Il est un Africain, ça. C'est sûr qu'ils vont voir un Africain. Hein? Lui, c'est le maître à penser. Il pense toujours. Guido, secondo me. L'idea è molto chiara su quello che vuole fare. E questa cosa è un pregio. Però devi capire esattamente quello che hai in testa. Perché un regista è testardo che vuole che le cose devono essere fatte bene. Sapendo molto bene quello che vuole, allo stesso tempo è in grado di lasciare spazio al dialogo e anche a quello che un attore può portare, no? Che ha voluto lavorare con metodicamente, con molte metodi. No, sarà fatto la tenere prima. Écoute, Germain m'a expliqué un peu la situation. Pour moi, tu peux rester. Juste, il faut que tu me donnes coup de main de temps en temps. Ça marche? Écoute, Germain m'a parlé de la situation. Pour moi, tu peux rester. Il faut juste que de temps en temps tu me donnes coup de main. Ça marche? Ça marche? Un coup de main. Qu'est-ce qui se passe?
Stop! Che ora siamo adesso? Alle 4 di mattina. No, che ora è? Sì, siamo alle 4. Stiamo girando una scena di La Paz. Siamo a... Noi siamo qua a Castelvolturno. Va bene, siamo un... non sono, però resisto. Yeah. Stai andando qua, non sai cosa fare, la porgi un attimo qua, e poi subito. No, è un seconda. Il y a un endroit un quartier où les Africains ressortent. Bien sûr. Où ça? Bien sûr. C'est où? En prison. Où ça? En prison. Le village est à Castelvolturno. C'est un volet western. La troupe à lavoro. Ho sempre descritto quel set come una battaglia. Veramente sembrava di stare in guerra, però è stata sicuramente un'esperienza importante, anche perché si è svolta in quelle condizioni. Perché la cosa bella poi è che da parte di tutti c'era una grande voglia di realizzare questo film. Tutti hanno messo il cuore su questo film, tutti sono caricati, dice allora, io anche se sono un cretino, devo fare bene. Era come una famiglia comunque, l'abbiamo girato su un bel ambiente, alla fine non eravamo attori, registi, no, eravamo amici. Secondo me è stato un film fantastico dal punto di vista umano, cioè un'esperienza spero ripetibile. Piacere di partecipare a questo progetto, ma anche la responsabilità di portarlo a termine, anche perché per molti è stata un po' la prima volta. Il film La Paz è stato veramente una cosa un po' diversa. La truca dice chi doveva scrivere, chi mi dice no, l'orologio l'hai messo male, chi mi diceva la camicia non era questo colore, chi mi diceva i capelli sono troppo lunghi oggi, dobbiamo tagliare la barba. Era una squadra veramente completa. Trovarsi davanti alla telecamera e dietro le quinte avete altre 10-20 persone che ti guardano, tu non devi sbagliarti. Moses. 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 Calme-toi, c'est Youssouf. Youssouf. Io credo che nel momento in cui sono andato così nello specifico, cioè a raccontare a Castelvolturno con gli immigrati che si sono prestati a recitare in qualche modo loro stessi, era l'unico modo poi per raccontare qualcosa di universale. No. Ti aiuta lui. Okay. Solo andando a raccontare, diciamo, l'estrema particolarità dell'immigrazione a Castelvolturno, che è un caso estremamente particolare perché ci abitano 20.000 immigrati africani, cui si dice la metà clandestini. Ecco, questo è un luogo che non esiste in nessun'altra parte d'Europa. La speranza era che questo unicum in qualche modo raccontasse quella che può essere una condizione generale di chiunque. J'ai bu juste pour faire passer la douleur, mais là je pense que j'ai exagéré un peu. J'arrive toujours, je suis désolé là-dessus. Un peu moins fatigué et douleur. Un peu moins. Okay. Quand je bois comme ça, j'ai un demain. Parte la musique et Moses scatta subito verso. Ok. Je ne me souviens pas de la. Mais ils sont dans la cuisine. Dans la cuisine? Oui, oui. Va bene, Moses, sono un po' troppo dolorante. Troppo dolorante. Anche ci vuole anche un po' di contentezza per avere. Là-bas, tchac, un altro.
Audio partito. Audio partito. Motore. Motore. Ah sì, mi ricordo. Motore. Sac. One, you go need an artist. Yes. Make us see artist. Make us see. For that, you go need an artist. Make us see artist. Make us see. Like, I prendo una foto. Sì, fai qualcosa e ti dico, make us see. Make us see. Il mio personaggio è quello di una ragazza che attraverso lo sguardo del protagonista intravede delle possibilità diverse per se stessa. Sceglie per quei momenti poi che passa con lui di essere una persona migliore, di essere la sua Ad che vorrebbe essere o che avrebbe potuto essere se avesse avuto un'altra storia, un altro percorso. My statues, I need my hands. Ah, you go need an artist for that. Make us the artist. E Streliscia è stata, diciamo, una grande conquista, nel senso che io ho trovato molte difficoltà per trovare l'attrice che avrebbe interpretato il ruolo di Suad. Ho fatto provini sia su Napoli sia su Roma, a differenza di tutti gli altri attori del film di colore, per i quali non mi sono rivolto ad agenzie, ma sono andato a distribuire volantini dietro Piazza Garibaldi, come a Castelvolturno, Varcaturo, eccetera. In quel caso ci siamo anche rivolti ad agenzie. Le abbiamo fatto il provino e già durante il provino ci siamo resi conto che sarebbe stata l'unica scelta possibile. Ok, a posto, silenzio, fermi. 23, 4 seconda, A più B. I'm still there? Eh? Yusuf, I'm still there. Yes. I'm still there? Eh? Yusuf, I'm still there. Yes, wait. Anche osservando, insomma, le prostitute spesso hanno una maschera, no? Indossano una maschera per affrontare la strada e dietro questa maschera si nascondono. C'è molto una durezza e anche magari un affrontare la vita attraverso la risata, no? E questa per me è stata un po' una chiave. C'è un equivoco rispetto alle donne africane, quantomeno dell'Africa nera. Il fatto che abbiano un'aria piuttosto spavalda, poi magari anche, che ne so, attraverso il ballo, piuttosto che in certi contesti possono sembrare molto forti, ma poi si scopre che hanno dei pudori estremi, estremamente diversi da quelli che abbiamo magari qui in Occidente, per cui stringere, darsi una mano piuttosto che un bacio è una cosa che ha un valore diverso, anche in una ragazza che fa la prostituta. So, no, it's you and me, oppure it's me and you, it's me and you. Come se fosse normale per te. Maybe that. No. It is me and you. It's how I see you. So it's me and you. Io credo che Esther non si sia minimamente trovata a disagio a confrontarsi e a recitare con veri immigrati che non erano attori professionisti. Kader durante tutte le riprese è stato estremamente serio e disponibile, essendo lui in tutte le scene, una grande anche resistenza proprio fisica, l'ho trovato estremamente
estremamente serio. E credo che il mio cast fosse, nonostante non avesse mai recitato, altamente professionale. Kader conosceva tutte le battute della scena che andava a recitare quotidianamente, era un grandissimo professionista, ma Kader era anche coinvolto da un punto di vista proprio emotivo nel progetto. Si può dire che Kader e Moses siano entrambi artefici assieme a me di questo film, proprio perché mi hanno aiutato nell'invenzione della storia, Kader in particolare mi ha aiutato nella ricerca delle location. C'è una strana maledizione sulle location, fino a ieri c'erano dei scivoli colorati. Di quelli là, insomma, non so perché, insomma, dopo 20 anni hanno smontato gli scivoli colorati in modo tale che oggi non ci fosse. Mistero delle location. Siamo a Castelvortuno siamo. E stiamo cercando location per il film La Ba. Wow. E riusciamo a trovare? Sì. Cosa abbiamo qui? Abbiamo gli attori, i protagonisti. I bufali. E ci troviamo? Aiuto. Ci troviamo alla Maison Bougie. Quello che potrebbe essere uno dei set della Villa Ba. Niente meno. Ed è solo sorgere là, quindi c'è tanta luce sul capo, poi c'è qua sotto qua. Poi. Ok, stai facendo la palla, vero? Audio partito! 9:15. Attenzione, gancio di azione, gancio. Delle mani, gancio di azione. Che tu dici, action! E tu il mondo comanda la scena. 9:06 prima. Attento a non guardare nella... Ah, tu guardi me? Non devi guardare lui neanche. Non devi guardare me, lo so che sono bello. Non guardate. E on continue jusqu'à quand le patron della maison sorte della porta e lui dit quelque chose. Tutti pronti? Che penso? Penso positivo, solo questo penso. Ma sei contento di fare questo film? Wow, più che contento, sono felicissimo perché 4 anni. Per me è un sogno. Allora, che pensi del regista? Il regista è un fratello, no? Se volete aggiungere qualcosa, no, che rende più vera questa cosa, non vi preoccupate, cioè fatelo. Nel senso che ci sono due camere, quindi poi possiamo ancora dare. Audio partito. Camere? Jack? 9:43 Ciao Francesco, grazie di aver comprato il DVD.